come verrà accolto José Mourinho. Beh ragazzi, come va accolto una persona che ci ha fatto, è stato uno dei maggiori artefici del triplete, della storia più bella del calcio italiano in Europa e nel mondo dal punto di vista di club ovviamente. Come va accolto un allenatore che in soli 2 anni ci ha portato, ma ad occhio e croce, una 7-8 trofei? Come andrebbe accolto l'allenatore che ha contribuito in maniera molto pesante a rendere il 22 maggio del 2010 il giorno più bello e forse anche più importante della nostra vita? Come andrebbe accolto? Per me rimarrà sempre un posto nel mio cuore, arido di pietra e nero, e perché ragazzi, José Mourinho, è inutile che parliamo, su la sera stessa se non è tornata a Milano. Io penso che chiunque avrebbe barattato un Mourinho che l'anno dopo sarebbe andato a fare allenatore del Milan pur di vincere una Coppa Campioni, ma non perché il triplete, vabbè, un di più. Io avrei barattato, chiunque baratterebbe, il nostro Simone Inzaghi oppure José Mourinho. Allora, se mi dovessero proporre, arrivasse il diavolo in persona e al posto di dirmi ti venditi l'anima, mi dice: l'anno prossimo Simone Inzaghi va a allenare il Milan, però tu quest'anno vinci la Coppa Campioni. Quindi non facciamo gli integralisti, perché non è che Mourinho è nato come allenatore della primavera dell'Inter, è sempre stato un professionista, è sempre stato un degno rappresentante dell'Inter, e a parte quella piccola, diciamo, scivolata fatta in estate alla prima conferenza con la Roma, ma doveva farsi ricordare perché il primo anno con loro, col Chelsea, e io sono the special one, non il normal one. Con noi io non sono pirla, è sempre stato l'artiglio, il graffio che lasciava il segno per prendere posizione e per essere molto più considerato, per raggiungere uno status superiore rispetto agli altri allenatori che c'erano precedentemente, rispetto all'ambiente. Quindi c'è stata quella scivolata con la Roma, va benissimo, ci può stare, non mi è piaciuta ma ci può stare. Però ragazzi, José Mourinho, da parte del sottoscritto e spero da parte di tutto il pubblico interista, sarà sempre una leggenda, ok? Non il migliore di sempre, ma una leggenda per quanto riguarda la storia e i risultati e i trofei e le emozioni che ci ha provocato per quanto riguarda l'Inter. Stop! Poi se n'è andato, l'abbraccio di Materazzi, tutto quello che volete, se ne non è tornato a San Siro, si è venduto a Florentino, non me ne frega un cazzo. Nel mio cuore suonerà sempre il solito coro: José Mourinho, la 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 la. Bentornato José, il 22 maggio, il giorno più bello della mia vita. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci sentiamo per la live di fine primo tempo, sperando con l'Inter in vantaggio. Ciao ragazzi e Milan merda.